Vi attende questa trasferta sulla carta più difficile sicuramente di quella di Carpi, sia perché il Verona è una delle big del campionato e sia perché ha vinto in trasferta su un campo molto difficile, il Benevento. Sì, come ho detto prima, è una delle squadre più attrezzate per qualità d'organico di questo campionato, ha una rosa davvero ampia, è una squadra assolutamente forte e anche ripresa, perché ha vinto una partita importante a Benevento fuori casa, dove non è mai facile vincere, quindi ci aspetta veramente una partita dura, però anche noi veniamo da una bella vittoria che allontana un po' quel periodo d'appannamento. Secondo te sarà un Verona che vi attenderà oppure vi aggredirà? Ma conoscendo le squadre di Grosso, avendole affrontate anche l'anno scorso, è una squadra comunque abituata a giocare e a imporre il proprio gioco, il che può essere un bene per noi, perché noi dobbiamo essere compatti e colpire in contropiede come sappiamo fare. Ormai siete in una posizione di classifica privilegiata, potete in qualche modo aspirare insomma, ai play-off e a una promozione? Ma sembreranno frasi fatte o banali, ma dobbiamo giocare partita dopo partita, perché nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di più importante c'è stato quel momento un po' così, quindi noi dobbiamo, il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, a volte ci si riesce, a volte meno. Sappiamo di essere una buona squadra, di avere dei giocatori forti per la categoria, però per arrivare in alto servono tante componenti e vediamo man mano se riusciamo a mettere insieme tutte queste componenti.